Villa Belgioioso Scaccabarozzi, usmate velate. La villa venne edificata dalla famiglia Belgioioso alla fine del Settecento, ristrutturando un precedente edificio barocco. Si affaccia su un parco all'inglese dall'andamento mosso, che contiene secolari alberi pregiati. Al centro del parco sale scenograficamente il viale orientato verso il centro della facciata. Il blocco compatto è coronato da un timpano triangolare e la facciata è scandita da cornici e lesene. All'interno rimangono bei soffitti a cassettoni dipinti e alcuni locali con volte in mattoni. Ad ovest si apre una seconda facciata, con un porticato di 7 volte ribassate, che suggerisce la presenza di una villa neoclassica. Di fronte, l'architetto Giuseppe Pollack, figlio del più noto Leopold, realizzò intorno al 1815 una piazza regolare, con vari fabbricati attorno, che costituiscono l'antico borgo di Velate. Di proprietà comunale, la villa ospita spazi espositivi. Nel cimitero locale venne costruito nel 1849 l'oratorio di San Felice, che ospita tombe delle famiglie Belgioioso e Giulini. Si conservano due importanti sculture di Vincenzo Vela, tra cui il suo capolavoro Ecce Homo e la suggestiva preghiera dei morti.